terza giornata di Coppa, girone viola, siamo a Marcelli di fronte alla squadra Officina Scanzani in tenuta nero-grigia e la Vigor Porto Calcio 5 in tenuta granata. Per i ragazzi granati, partita importantissima dopo la prima vittoria contro il Civitanova Coana, poi la Civitanova per 8-3, poi hanno incappato con la Castignani Rezze per 3-1, quindi importante vincere questa partita con la Vigor Porto Calcio 5 che ha perso entrambe le partite, quindi diciamo resta più difficile il cammino dei ragazzi di Romana. Siamo al primissimo minuto quando proprio il ragazzi di Recanati che Vasilini mette dentro un passaggio di Aquiliti Mandolini dalla sinistra. I ragazzi del PEG Recanati attaccano brillantemente aspettando poi la ripartenza sempre bella compatta dei Granata qui con capitano Salvucci che prova al quinto. Poi siamo all'ottavo quando Giannaccini prova ad incrociare di destro, la palla termina fuori, poi ancora tentativi da parte del Giannaccini che prova al nono a ricostruire, danno indietro proprio portiere, Messi per capitano Salvucci, ancora di esterno destro a servire Giannaccini per il pareggio, pareggia il Vigor Porto Calcio 5, Cina Scanzani prende da dove lasciare fino al quindicesimo quando c'è l'infortunio a Riccardo Messi. Bocca al lupo per questo ragazzo classe 1988 che è costretto a lasciare il campo e ancora assalto nella parte centrale del primo tempo, ma gioco ripreso sempre dell'Officina Scanzani quando arriviamo al ventunesimo quando Carletta fulmina Riccetti per il 2-1. Non passano 30 secondi che Spinaci pareggia con una gran botta da fuori area. Dico Spinaci è anche autore del gol del vantaggio al primissimo minuto girone, del secondo tempo. Gol che non abbiamo, di cui non abbiamo le immagini perché è talmente fulmineo che ha preso alla sinistra anche il nostro giocatore. Però l'Officina Scanzani attacca costantemente e scende in campo la grande attenzione del portiere di Granata Giuseppe Auro, gran giro palla sulle immagini dell'area da parte dei grigi, dei nerolici, che in diverse occasioni sia da palla ferma che con azioni in schema arrivano sempre pericolosi nei pressi dell'area difesa dal portiere partenico. Ancora un grandissimo intervento dalla sinistra, palla fuori, tentativo di impostare. I minuti passano, siamo quasi alla fine della partita, la squadra della Vigor si chiude in difesa cercando di limitare il più possibile i danni, cercando di ripartire in contropiede, una rimaneggiata Vigor Porto Calcio 5 che nella prima fase perde anche uno dei giocatori, qui il contropiede di Messi, il bravissimo Riccetti a ribattere, riparte il contropiede ancora una volta dell'RPG Recanati, Mascetti che si ferma, rigira ancora sulla sinistra per Grigi Mandolini che prova a buttare in mezzo, ancora un contropiede per Angeloni che cerca il compagno che la conclusione, l'arbitro dice che basta così, aggiudicazione questa partita è l'Officina Scanzani per il punteggio 3-2.